Buonasera amici, è Norberto Nicolai, intervallo della partita Lazio-Sassuolo, in vantaggio il Sassuolo con rigore, ma adesso sentiamo subito al volo il nostro amico Carlo Cagnetti. Carlo, cosa ci dici? Ciao Norberto, ciao. Intervallo di Lazio-Sassuolo, purtroppo 0-1, Eh sì, sì, purtroppo. Ci saranno 6-7.000 spettatori, ma molto freddo. Spero che la Lancia nel secondo tempo cambi passo, aumenti il ritmo e mostri diciamo un po' più di grinta, perché non è che abbiamo perso veramente troppe palle, bisogna rientrare in campo con la giusta determinazione vincere questa partita, perché non auto pensare ad una sconfitta e a un pareggio, ecco. Deve, in questo secondo tempo deve mettere tutto in campo per vincere la partita, ma ecco, che mi dici di questo Berardi che contro una certa squadra sbaglia nettamente rigore? Vabbè, pazienza, così basta. Berardi è un giocatore che quando affronta la Roma si scansa e quando gioca contro la Lazio fa una delle partite della vita. È giusto. Il campionato italiano è pieno di questi giocatori, quindi sì, infatti. Non ci stupisce affatto. Comunque. L'ultima nota sull'arbitro, non mi è piaciuto D'Amato, ha tutelato il Sassuolo, gli ha permesso il gioco duro, mancano un paio di posizioni. Ha fermato il stesso portiere della Lazio di una ripartita, l'arbitraggio sicuramente insufficiente. Vediamo un po' nel secondo tempo. Sì, sì. Questa partita dobbiamo combattere contro l'arbitro. Ma non ne dubitavo, guarda, caro Carlo, non ne dubitavo. Evidentemente ci vogliono stare in classifica. Ma io sono un visionario, parlando con un amico. Ah, sempre l'arbitro. Prima del gol lo dicevo. Anche avuto la sensazione che qualcosa si aspettasse l'arbitro e eventualmente è arrivato. Certo. Non che questo errore possa essere, diciamo, scandaloso, però. Nel dubbio il rigore c'era, il rigore non c'era. Nel dubbio non trovato. Certo. Ma stai tranquillo che la Moviola asserirà in maniera certa, precisa e categorica che il rigore era nettissimo. Su questo controfirmo anch'io. E va bene, va. Ci sentiamo a fine partita, caro Roberto. Sì, non so se ci sono altre trasmissioni su in radio, però questa stiamo facendo una mini diretta. Se c'è spazio libero ci ricollegheremo sicuramente. Ci ricollegheremo. Facciamo questa scommessa. Se la Lazio vince, fai anche il ponte. Lazio con solo. Bene, okay. Un abbraccio, ciao Carlo. Sempre, ciao. Cari amici, cosa posso aggiungere a questa partita ignobilmente condotta dall'arbitro? Il rigore c'era, era netto, va bene, diamo per scontato che il rigore ci fosse e che fosse netto, ma il comportamento tenuto, un paio di punizioni al limite dell'area loro, alcuni falli non giudicati in favore nostro, 2-3 ammonizioni, c'erano tutte, caro, non ti neanche ti pronuncio, caro arbitro, ma va bene, ragazzi, che chiudiamo qui così e vediamo più che sentiamo quello che succederà nel secondo tempo.
certo deve diventare più incisiva e non capisco perché da fuori area non hanno mai tirato in porta con la palla bagnata. Chiaramente questi hanno giocato tutti e 14, tutti 11 e 1, 2, 3, 4 e 5, tutti e 5, cioè in 16 dentro l'area loro, nel primo tempo. Hanno fatto un paio di azioni, ma va bene, va. Chissà se anche nel secondo tempo saranno in 16 a giocare contro di noi. Allora, arrivederci a tutti, ci risentiamo. E sempre Forza Lazio. Ritroverete le nostre trasmissioni su Stappe Radio e sulla mia pagina di Facebook, Fraccaccio in realtà, a cerca. Va bene? Forza Lazio! Ciao a tutti!